Perché c'è il capoluogo, forza c'è qualcuno che ne può aiutare, a donare un palazzino, a donare un alloggio, a donare un pezzo di locale, anche a caro nuovo. Oggi morire di fame, non c'è lavoro, non c'è niente. Se no non danno capoluogo, carico Calabria. Ci muore tutti i fame, tutti questi ragazzi muoiono tutti i fame. Grande! Perché? E vedete come siamo accomodati. Da queste baracche, qua, si mangiano di tutto. E mi davano la palazzina o una casettina per stare qui dentro i ragazzi. A me non mi importava il capoluogo. Quelle che hanno aderito allo sciopero, la maggior parte sono della povera gente, va bene? Che scendevano a farsi ammazzare del bastonate, va bene, oppure farsi ammazzare veramente, mentre i signori stavano nei balconi, va bene, si godevano lo spettacolo e ci prendevano in giro. Addirittura, mentre c'erano scontri tra ragazzi e polizia, si vedeva la vecchietta passare con la borsa della spesa tra lì e tornava indietro, ripigliava le pietre e le riportava. Beh, dopo che hanno sparato le bombe lacrimogene, noi siamo fuggiti via. Sì, è scappato. E chi era che rimaneva lì? Non si vede niente. Non si vede niente. C'erano dei compagni più grandi che avevano le maschere del mare, no? No, se le sono messe e hanno fermato, no? Per Reggio Capoluogo. Quando c'era un idrante e poi tante camionette che seguivano dietro. Ogni angolo sparavano da 15 a 20 colpi e sparavano pure colpi di moschetto a scoventimento d'aria. In aria, vero? Al ritorno hanno trovato un'altra barricata dov'era. E di nuovo, finché sono stato costretto a non entrare più a Santa Caterina, perché morivano. La paura che avevano. Però di sera non veniva mai perché si spaventava. Aveva paura la polizia? Sì, perché di qua c'erano tutte le luci rotte. Non abbiamo fatto superare la polizia, oltre a passare il ponte. Invece le sbarre, Santa Caterina ha superato la polizia. Qua l'abbiamo tenuta. Voi avete fatto la Repubblica? Sì, abbiamo fatto Repubblica, sbarre centrale, allora per bloccare completamente di non fare passare avanti la polizia. Il Granducato di Santa Caterina. Che avete fatto il Granducato? E noi altri eravamo suddivisi a gruppo, perché per tenere ogni gruppetto eravamo centinaia, 150, però uniti insieme qua 500 volte. Insomma, è stata una battaglia grossa. Grossa, perché in fondo hanno dovuto ridere. Abbiamo vinto noi perché la polizia non è andata oltre. I carciati venivano maltrattati, presi a pugno e manganellate, sputati in bocca, poi facevano bere appunto ai carcerati acqua salata. Poi li facevano salire su dei gradini, poi facevano sgambetti per rompere i denti. Eravamo quattro teppisti come la televisione affermava, perché ci hanno mandato un esercito? Perché 8.000. Ci hanno mandato 8.000 poliziotti, carabinieri? Io sono stato fermato, ho detto non mi prendete, non mi picchiate, sono invalido. Mi hanno picchiato, mi hanno stracciato la tessera.
ingiurandomi figlioli di buttane ed altre cose. Preside di una scuola occupata, assolutamente quella del classico, ha trovato e ha documentato con foto appunto queste cose, queste fialette che erano rimaste lì lasciate dai cenerini, che prima di andare a caricare prendevano. Ci sono stati i motivi di partenza, i motivi di spinta, sono stati dei motivi giustissimi per la rivolta. Però dall'altra parte si deve considerare anche che c'è stata una certa strumentalizzazione da parte di gente che ha degli interessi notevoli sul Reggio e sul capoluogo, sulla questione del capoluogo stesso. La popolazione non ha individuato questi elementi, cioè che servivano da provocazione o da strumentalizzazione. Zitto un momento, da strumentalizzazione. Volevo dire questo. È vero. Poi sentite pure voi. La popolazione ha lottato e ha combattuto. E sono ritornati al potere, al comune, alla provincia, alla stessa gente. Vogliamo il capoluogo e basta, e noi il centro siderurgico. Se poi verrà, tante grazie lo stesso. Se non ce la daranno, ce lo pigliamo con la forza. Come abbiamo fatto di nuovo le barricate. Ma io sono d'accordo con te. Io sono d'accordo. Il governo rimanda e rimanda. Non siamo stati spinti da nessuno, siamo scesi in piazza, siamo scesi. Ma io ti sto dicendo che i motivi ideali sono validissimi, solo che c'è stato un sindaco, ci sono state della gente che te l'hanno strumentalizzato. Hai sbagliato di grosso. Nessuno ha strumentalizzato, nessuno. Siamo scesi in piazza, non siamo scesi per i signorotti, ma siamo scesi proprio per noi, per il capoluogo. Ma chi ti dice che quando tu, dopo che hai fatto questa lotta, dopo che tu sei andato a finire in carcere, dopo che quella è finita all'ospedale, dove ci sono più di 700 denunzie, quelli a godere non saremo proprio noi che abbiamo lottato, ma quelli che sono stati a casa come la mente. Lotte di Renzi erano i proletari perché erano state abbandonate dal cosiddetto partito proletario, che sarebbe il PC. E questa è la complicità del Partito Comunista, perché dovevano capire dove c'è la fama c'è la disperazione, e il fascista si è appropriato di questa cosa. Non è che i dirigenti del Partito Comunista siano fascisti, però gli sta bene, la propria vita esiste oggi in Italia e nel Parlamento italiano. Quando il proletariato è preso dalla disperazione come il popolo del sud, possono accadere cose anche molto più gravi di quelle che hanno accaduto a Reggio, perché quando un popolo è affamato, si attacca a tutti i partiti che lo difendono.